sicuramente una squadra che in questo momento della stagione è in un buon momento, è arrivata alle Final Four di Eurocup ed è sempre un traguardo importante, una squadra che si sta preparando ai playoff dove secondo me, come sempre, la tradizione sarà un'avversaria molto ostica, e una squadra che ha taglia fisica importante da squadra europea, basti pensare al settore lunghi, e quindi sicuramente una partita dove ci sarà ingombro fisico, ci sarà grande difesa, ci sarà durezza, ci potranno essere difese e scelte tattiche importanti, anche perché, ripeto, magari Treviso alternerà le difese, userà la zona per avere anche una taglia fisica sempre importante in campo, quindi per noi un altro test duro. In questo momento possiamo parlare solo di test, perché è ovvio che poi per noi gli obiettivi saranno Final Four di Eurolega e playoff, avendo il primo posto matematico, e quindi oggi continuiamo, oggi inteso come momento, a pensare a quello che deve essere la nostra tappa di avvicinamento, e pensiamo a noi, e poi cercheremo nella partita di interpretare e di leggere nella maniera migliore possibile quello che ci troveremo di fronte in campo. Mi auguro che la mia squadra cominci a stare un po' meglio, anche se ripeto, continueremo con turnovers, continueremo quindi magari con quintetti diversi, però questo è proprio quello che dobbiamo essere e fare in questo momento della stagione, chiunque siamo in campo, perché non sappiamo poi chi, in quali momenti in campo, chi vorremmo avere nelle partite quelle chiave della stagione, quindi qualunque sia la tipologia che schieriamo dobbiamo essere in grado di essere credibili difensivamente, di leggere in maniera corretta in attacco. Quindi una bella partita sicuramente, una partita sarà dura per noi, e dove al di là del risultato speriamo di vedere cose buone. Sì, no, noi dobbiamo pensare, perché dobbiamo fare delle cose che ci servono giocando, giocando, cercando di fare il meglio, quindi sicuramente avendo poi avversari davanti è un modo anche per i giocatori poi di avere il contatto con la partita, con l'adrenalina e il contesto di gioco, anche perché troveremo di fronte appunto squadre che stanno lottando per le posizioni di playoff, e quindi sicuramente saranno gare vere, intense, nelle quali noi ci dovremo misurare. Ma ripeto, dal punto di vista difensivo sicuramente ci sono degli obiettivi chiari, resistere spalle a canestro, perché la Benetton è una squadra che ha, come dicevo prima, la stazza e ha l'abitudine nel rifornire la palla dentro con una certa costanza, e quindi questa è una cosa che quando sale il livello appartiene a tutte le squadre, e la nostra capacità di essere credibili difensivamente da questo punto di vista, oltre a imporre il ritmo partita, non lasciarlo diciamo imporre agli altri come circolazione di palla, proprio per rompere queste possibilità e queste linee di passaggio. Dal punto di vista invece offensivo, ancora una volta dobbiamo andare sull'obiettivo delle palle perse, che sono troppe in questo momento, di diminuirle possibilmente, continuando però a fare movimento, a non fermarsi mai in attacco, perché dobbiamo superare squadre di grande taglia fisica, di grande ingombro, la Benetton sarà una di queste, e magari, ripeto, anche un alternarsi di difese, quindi sicuramente queste sono cose che valgono per la partita con Treviso, ma valgono e varranno a prescindere per questo finale di stagione.